E incontriamo il professor Piero Barbanti, responsabile del centro diagnosi e terapie delle cefalee e del dolore presso l'IRCCS San Raffaele di Roma. Allora, professor Barbanti, il mal di testa diffusissimo, è inutile dare un numero delle persone colpite, si tratta di milioni e milioni, ma il mal di testa è un sintomo o una malattia vera e propria? 8 volte su 10 è una malattia. Il cervello è un viscere delicatissimo perché ha solo una scatola cranica che lo difende, ma non è per esempio capace di tenere da parte le scorte di energia come fa il muscolo e deve essere in grado di protestare per qualsiasi cosa, se la glicemia si abbassa, se vado eccessivamente in altitudine. Quindi il dolore è una capacità tipica del cervello di lamentela. La notizia strana è che 8 volte su 10 l'allarme suona senza motivo. E si parla di cefalee primarie, l'emicrania, la cefalea tensiva, la cefalea a grappolo. Quanti tipi di mal di testa esistono? Troppi, ne sono censiti oltre 230, ma facciamo subito chiarezza. Nei centri cefalei noi vediamo soprattutto emicranie, il dolore unilaterale, martellante, che predilige la donna, in cui il soggetto ha il mal di testa e i sintomi del mal di mare assieme. Questa è la forma più frequente. Poi il cerchio alla testa che capita alla fine di una giornata di lavoro è la cefalea di tipo tensivo, estremamente diffusa. Molto più rara la cefalea a grappolo, un paziente su 5.000, un soggetto su 5.000 o su 10.000, come un trapano incandescente dentro un occhio. Molto breve, dolore terribile, paragonabile solo al dolore da parto. Tante, tantissime forme di mal di testa. Allora, ma come fa un professionista come lei a fare diagnosi sicura, precisa? Bisogna innanzitutto non fare esami strumentali. Sembra strano, ma questo è detto a chiare note dalle linee guida internazionali. Occorre fare un esame neurologico, questo sì, e una raccolta di indizi con delle domande mirate. Dov'è il mal di testa? A che ora nasce? Quando dura? Ce l'hai da tanto tempo? C'è familiarità? C'è la nausea? C'è il vomito? Mettendo assieme questi tasselli emerge una diagnosi certamente ottimale. Un'altra domanda frequente è: ma perché sono tante forme di mal di testa e tantissime persone colpite? Cosa c'è dietro? Tutto? Beh, intanto c'è dietro il fatto che il cervello è un organo molto particolare, un organo prepotente, pesa pochissimo, un cinquantesimo del peso corporeo e si prende il 20% dell'ossigeno circolante e quindi protesta, protesta per qualsiasi cosa, si alza la pressione, si abbassa la glicemia o dà un piccolo trauma. Ebbene, tutto questo deve essere in grado di far suonare l'allarme. Quindi le cefalee, il mal di testa è intese come un meccanismo di allarme di un figlio delicatissimo, però, dicevamo prima, spesso suona vuoto, per fortuna, senza un vero allarme sottostante. Ecco, tra i tanti tipi di mal di testa, l'emicrania è la più diffusa. Cos'è l'emicrania? Perché è così frequente? Si parla addirittura di 15 milioni di persone che ne soffrono in Italia. L'emicrania nasce da un equivoco. Il cervello del soggetto emicranico, troppo zelante, trasforma in dolore gli stimoli non dolorosi. Cambia il tempo? Dolore. Cambiano gli ormoni? Dolore. Dormo troppo la domenica? Dolore. È come se fosse una sorta di guardia del corpo troppo inflessibile. Ma perché l'emicrania non è solo mal di testa, ma è anche nausea, vomito? Qualche volta anche contrattura dei muscoli del collo, perché da un punto di vista dei meccanismi non è distinguibile da una meningite. Esattamente, una meningite. Si infiammano senza batteri e senza virus, ovviamente, le meningi. Da questo i sintomi così violenti che possono durare da 4 ore, molto raramente, fino a 3 giorni, molto frequentemente. Spesso l'emicrania in molte persone è accompagnata da ansia, panico, a problemi un po' neurologici. È possibile questo? Perché? Chi è affetto da emicrania ha un rischio 3 volte maggiore di soffrire di ansia. Proviamo a spiegarlo con un esempio. Se uno va in Toscana, un paesaggio collinare, trova vigneti e anche piante di ulivo. Sono condizioni differenti, ma prendono la linfa dallo stesso terreno.
ansia ed emicrania nascono da un cervello ipereccitabile, troppo funzionante, che si difende a sproposito allarmandosi per troppo poco. Una breve pausa di pubblicità adesso, ritorniamo tra pochissimo e continueremo a parlare di mal di testa, di emicrania. Riprendiamo la nostra trasmissione, continuiamo a parlare con il professor Barbanti di mal di testa, di emicrania in particolare. Laura, professore, che cos'è? Perché viene questa improvvisa vampata di dolore, di confusione? Cos'è l'aura? L'aura è un fenomeno neurologico totalmente benigno, transitorio, completamente reversibile, che annuncia l'arrivo del mal di testa. Tipicamente è una specie di abbagliamento del campo visivo che dura 10 minuti, un quarto d'ora, massimo 20 minuti. Altre volte è un formicolio alla mano che si estende poi a metà del viso. Terminato questo fenomeno, che non è un fenomeno ischemico, un fenomeno puramente elettrico, parte il mal di testa. I soggetti che hanno l'emicrania con aura ne sono molto spaventati, ma in realtà il fenomeno è completamente tranquillo. Quanto incide il modo in cui uno vive, in cui affronta i problemi, su queste forme di mal di testa, sulla emicrania in questo caso? Agisce perlomeno nel 50% dei casi. Nei ragazzi e nei bambini è il 90% del contributo. Perché? Perché se si possiede un cervello che risponde troppo agli eventi, se io non rispetto le ore di sonno, se io non rispetto gli orari di alimentazione, pensiamo ai bambini che dormono poco e vanno a scuola senza aver fatto la prima colazione, ecco che mettiamo il cervello iperecitabile in condizioni di protestare e quindi si scatena l'attacco. Ecco, le cure. La prima cura sarà certamente di farmaci. Vengono dati subito o aspetta che uno stile di vita più umano renda le cure inutili? Allora, noi dobbiamo sempre insegnare al paziente che cos'è l'emicrania e dirgli che una percentuale di terapia è nelle sue mani, vivendo un po' meglio. Però non possiamo nasconderci dietro un dito. Quando è un dolore lo devi cancellare. E allora pensiamo a due grandi gruppi di cure. L'estintore per spegnere l'attacco, la terapia acuta, antinfiammatori storicamente, ma poi i triptani e da un anno gepanti, farmaci che possono essere dati anche a chi sia cardiopatico, non più vasocostrittori. Ma poi c'è tutto il capitolo della prevenzione. Se io ho almeno 4 giorni al mese di emicrania, non basta spegnere l'attacco quando c'è. Devo anche seminare giorno per fare in modo che nasca di meno. E abbiamo tante cure tradizionali e spettacolari, l'aggettivo è davvero questo, cure moderne in grado di ridurre drasticamente la frequenza dei mal di testa senza effetti collaterali. Sono degli anticorpi monoclonali che mordono una sostanza responsabile dell'attacco chiamata CGRP e anche i gepanti. Amo dire ai nostri pazienti, siamo passati dall'epoca del ventilatore all'epoca dell'aria condizionata, un comfort terapeutico e un'efficacia irripetibili. Quindi il cambiamento è avvenuto sostanziale con l'introduzione degli anticorpi monoclonali. Ricapitoliamo bene, quando lei li dà al paziente? Allora, quando noi li possiamo dare, perché essendo costosi, AIFA chiede di centellinarli un po'. Noi possiamo dare gli anticorpi monoclonali se il paziente ha almeno 8 giorni al mese di emicrania e non ha risposto a tre terapie preventive convenzionali, antiepilettici, antidepressivi e beta bloccati. Il vantaggio degli anticorpi monoclonali anti-CGRP è che funzionano come delle vere e proprie ruspe, spazzano via l'emicrania se sia episodica o cronica, se ci sia l'iperuso d'analgesici o non ci sia l'iperuso d'analgesici, se il paziente sia depresso o meno, e cominciano a funzionare già dalla settimana successiva all'introduzione. Non c'è concorrenza con i vecchi farmaci.
L'emicrania può venire anche quando una persona cerca di rilassarsi o si rilassa addirittura o dorme. Eh sì, l'emicrania è veramente come la nuvola dell'impiegato Fantozzi, perché durante la fase di stress l'organismo è analgesizzato. Lo stress è chiodo schiaccia chiodo, cioè lui non fa parare gli altri. L'emicrania ti colpisce in fine settimana molto spesso, dormi un'ora in più, molli la tensione nervosa, hai bevuto qualche cosa la sera prima e mangiato troppo, ed ecco quindi che il consiglio che noi diamo ai nostri pazienti emicranici è magari il sabato di puntare la sveglia un pochino prima di quando si sveglierebbero normalmente, la domenica invece di non puntarla per niente. Ecco, una pennichella, dormire qualche ora il pomeriggio o qualche decina di minuti può essere utile per una persona che soffre abitualmente di emicrania? Ci sono alcune emicranie scatenate dal sonno e sono una bella percentuale, in questi casi assolutamente no. Però se la pennichella è davvero il micro riposo di 5-10 minuti, alcuni riescono a farlo, paradossalmente può essere utile per abbassare il livello di tensione nervosa e quindi ridurre lo stress, che è il primo fattore che smaschera la predisposizione per l'emicrania, che ricordiamoci è biologica. L'emicrania è scritta nei nostri cromosomi e ci sono intere famiglie emicraniche.